Bella per voi, boys and girls, ben ritornati qui su Lion Lab. Vi dedico questo piegamento di microfono come fanno le rockstar che fanno. Yeah! Siete pronti? Memphis, New York, Gallipoli. Buonasera a tutti, oggi parliamo di un altro argomento serio. Infatti sicuramente siete rimasti un po' così, avete detto: Lion, ma sei impazzito? Il titolo del video dice tutt'altro, perché tu sei gaudioso? Ve lo spiego. Allora, il titolo del video, prima di tutto partiamo da quello. Il titolo del video è: quando chiudo il canale, smetto di fare video. Quando, Lion, smetterai di smettere di fare video? Hai rotto le palle, sempre in mezzo, ma lascia spazio. Che cavolo. Questo è il pensiero degli hater. Il vostro è: Lion, spero che non chiuderai mai il canale. Allora, oggi risponda un po' a questa domanda, che secondo me è una bella domanda, perché no, si può evolvere in tante cose. Cioè, tu mi chiedi quando smetterai di fare video, vuole dire anche: ti sei stancato? Quando ti stancherai? Quanto tempo ci possiamo aspettare di continuare a vedere i tuoi bei video? Lo spero che vi siano. Poi, se non vi piacciono, insomma, siete nel posto sbagliato. Ma penso che vi piacciono, vi vedo. Vedo i vostri gusti. Mi sembrate contenti. Quindi, prendiamola seriamente, perché qui diciamo la verità, solo la verità. Quindi non vogliono dire le solite cose. Ah, mai, perché io vi voglio benissimo. È vero che vi voglio bene, però non si può mai dire nella vita, no? Allora, rispondiamo con la verità. Io non ci ho mai pensato, quindi ci sto pensando adesso con voi, non mi sono preparato nulla, non mi sono scritto nulla, ne stiamo parlando adesso. Non ci ho mai pensato perché a me non piace pensare alle cose brutte. E ovviamente è un pensiero brutto, cioè tu devi dire quando voglio smettere di fare quello che mi piace fare, quando voglio smettere di fare i video. Io non ci ho mai pensato, se ci devo pensare adesso, così vi direi, la risposta sincera sarebbe quando non avrò più le idee. E questa è una cosa terrificante, tra l'altro. No, immaginate, no? Uno come me, cioè poi ognuno la vive a suo modo. YouTube non è lo stesso per tutti, no? C'è chi la vive in un modo, c'è chi la vive in un altro. Non è che tutti la viviamo alla stessa maniera e va bene così. Per come la vivo io, YouTube, la cosa più importante è portarvi delle idee nuove, creative. A volte possono piacere, a volte non possono piacere. Non importa. Però comunque sono sempre cose creative, a volte possono essere cringe, a volte possono essere, mo non mi fa ridere, a volte volgare, quindi dico: ah, Lion, però sei stato un po' volgarotto, perché no? A volte tante cose belle possono essere volgari, possono essere cringe, possono essere in tanti modi. Però sono sempre creative, sono create da me. La cosa terrificante è dire, pensare, ci sarà un giorno in cui magari non avrò più idee. Cavolo, e lì devi smettere. Lì smetti, no? Cioè, magari io spero che questo giorno non arrivi, o se deve arrivare, arrivi il più tardi possibile. Però c'è la possibilità, no? Non so come funziona il mio cervello. Prima o poi, ma magari anche perché divento vecchio, magari succederà tra 20 anni, Chi può dirlo? Divento vecchio, divento stanco, non lo so. Cioè, è terrificante sta cosa, ragazzi. Cioè, pensateci, è terrificante. Io infatti mi sto mettendo paura da solo a parlarne di questo fatto qua. Però ci sarà un momento, magari. E lì o continuo a fare come fanno tanti senza idee, però sarebbe un po' una morte per il modo in cui lo vivo io, no? Che comunque mi piace fare video perché ne traggo orgoglio dal fatto di poter dire: io ho divertito tante persone, le vostre risate, anche le vostre emozioni, perché poi ci sono state tante serie dove magari si è pianto, no? Oppure piuttosto che magari il video più semplice, no? Tear down, che ti metti lì, però le mie battute, il mio intrattenimento, il mio modo di fare, comunque voi vi piace, vi diverte. Questo a me dà orgoglio, mi dà felicità, mi riempie la giornata, no? Però se un domani io dicessi: ah, adesso questo video qua che ho fatto non dà nulla, perché non ho più nulla da dare, cosa fai? Continui? Non so. C'è chi magari direbbe: sì, continua lo stesso, no? Ti fai, guadagni il tuo stipendio. Però sarebbe comunque una morte, cioè non sei più in grado, no, praticamente. Qualcuno può dire: ah, Lion, ma tu non sei mai stato in grado. Hater, brutto, tutto lì che sei, tutto punti il dito, dice, tutto lei ingoblinito lì sulla scrivania, tutto così, che ti aggiri, no, tutto nei meandri, ti nascondi, vai così, no, dietro le cose. Ah, Lion, e ne sbuchi, non sei in grado. Ah, fa culo. Comunque vada, non è questo il punto. Scherzo, vi voglio bene a tutti, anche a chi mi dice che puzzo. In ogni caso, sarebbe preoccupante questo. Quindi in quel caso, altrimenti potrebbe capitare che non ho più energie,
o che muoio, in quel caso smetto di fare video. Se muoio, c'è niente da fare. Spero che succeda il più tardi possibile. Però altrimenti diciamo che effettivamente io non ho in mente di smettere. Ma perché? Perché mi piace. Perché mi piace, perché cioè, penso che tutti noi abbiamo bisogno di un obiettivo nella vita. Un obiettivo, uno scopo. E c'è chi lo mette nei soldi. Sono tante persone che lo mettono nei soldi, il loro scopo della vita. Io sinceramente questa cosa ve la sconsiglio e non mi piace. Perché è vero, bisogna guadagnare un po' di soldi per stare bene, quello è ovvio. Però che il soldo sia il tuo goal, no, il tuo Dio, perché diventa il tuo Dio. Se tu quello che fai lo fai in funzione dei soldi che fai, i soldi diventano il tuo Dio. Quindi tu sei triste a quel momento, perché vivi per una cosa che non ha valore se non qui, no? Invece il fatto che tu possa intrattenere, possa lasciare qualcosa, possa cambiare la vita delle persone, perché una risata, ragazzi, ha un potere infinito. Infatti quando mi si dice magari ma hai detto una parolaccia, ma questa cosa, ma non la condivido il tuo modo di questo, di quello, non conta quella risata che quella parolaccia ha fatto fare a migliaia, a milioni di persone, ha un valore immenso, perché a volte una risata è quello che ci serve per svoltare una giornata, no? E addirittura vi do un consiglio che ho imparato studiando queste materie, poi, no? Un aiuto per chi è triste, ma scientificamente dimostrato, è ridere anche contro voglia, allo specchio. Tu ti metti davanti allo specchio e ridi. Ok, sembra stupido, sembra una cosa da pazzi, no? Però in realtà funziona, perché questo tuo ridere ti cambia in quel momento il modo in cui il tuo cervello percepisce le cose. Cioè non sei più triste, perché no, se tu pensi sono triste, oddio come sono triste, sarai sempre più triste. Se invece ti forzi a fare una bella risata, anche se non hai motivo di ridere, ti tira su effettivamente il morale, perché il ridere, anche proprio il gesto meccanico del ridere, stimola nel cervello la produzione di determinate sostanze che ti cambiano l'umore. Quindi se la risata è genuina, causata dal mio video magari, è ancora meglio, no? È ancora più facile, nessuno si deve sforzare di fare nulla e magari tornate di buon umore. Ho fatto cadere un pezzo di... un attimo, scusate perché... No, beh, allora chi sta ridendo adesso è un puzzone però, perché... non si fa, cioè, aspetta, che... Eccolo che qua andrebbe messo un po' di stucchio, capite? Che così non cade più niente. Già che ci siamo, che sono qui che marcio in giro, mi prendo la libertà di parlarvi anche di questo, e ve lo avvicino pure. Il libro dei mostri. Perché? Perché? Perché anche questo uno potrebbe dire, Lion, ma... questo lo fai per i soldi tu, no? Per guadagnare i soldi. No. Cioè, mi piace, non voglio fare l'ipocrita. Avere i soldi per vivere decentemente piace a tutti, è una necessità primaria. Però a me piace questo perché io l'ho scritto io. Perché se io avessi voluto guadagnare i soldi, avrei potuto dire, ehi, tizio, ghostwriter, no? Un ghostwriter è uno che ti scrive il libro. Scrivimelo. Sarebbe stato uguale, uguale, voi... ma non ve l'avrei neanche dovuto dire per forza, c'è chi non ve lo dice. E io avrei guadagnato ugualmente. A me piace che questo libro l'ho scritto io dalla prima pagina all'ultima. Ok ragazzi, che ci sono dentro delle bellissime illustrazioni, che ci sono degli identikit dei mostri, che questi mostri li ho inventati io, li ho creati io, cioè sono proprio delle mie invenzioni. E io sono stato capace di mettervele qua dentro. Poi tra l'altro creare mostri è una delle passioni che ho. Da bambino mi inventavo i mostri da solo, mi raccontavo le storie, inventavo i nomi di questi mostri. Ce n'è anche qui, uno si chiama Soriat, lo squarciatore planare, cioè roba che... devo avere qualche stranezza, no? Per fare ste robe. Però ne vado fiero. Ne vado fiero ed è una cosa che tengo, a cui tengo, e vorrei tantissimo che voi lo leggeste. C'è anche una dedica bellissima dentro, le storie dei mostri, una storia per ogni... ci sono 28 mostri. Ma uno di ognuno di questi mostri... uno tra questi mostri è dedicato a ognuno dei miei amici e Anna, ovviamente c'è anche la dedica a voi, altrimenti non sarebbe completo questo libro. Quindi andatelo a chiedere in libreria, cercatelo su Amazon, Il libro dei mostri di Lion, altrimenti lo trovate in tutte le librerie il 22 novembre, ma lo potete già preordinare adesso. Io vi consiglio di preordinarlo subito, lo mettiamo qui. Questa è un po' una marchetta, ma perché? Per continuare un po' il discorso, perché io vi vorrei far capire che non è solo guadagnare dei soldi che mi spinge a fare questo. E fossero solo quelli,
Non lo so se lo farei, sinceramente. Non lo farei con questo, con questo stesso, con questa energia, no? Con questa stessa voglia di fare, perché la voglia di fare mi viene dal fatto che so che queste cose che faccio vengono apprezzate da voi, e questo mi dà energia. Quindi finché, ecco, questa è un altro grande, la paura di tutti gli youtuber, poi di tutti quelli che lo fanno con passione sicuramente, però quando smetti di fare video, se domani tutti voi diceste: Lion, tu non ci piaci più, no? Il mondo è cambiato, tu, il tuo umorismo, il tuo modo di fare non piace più. Io non mi auguro che non succeda, però ragazzi, nella vita non si può mai dire, eh? E lì cosa fai? Continui senza piacere, magari perché comunque i tuoi video girano lo stesso, non lo so, però non piaci più? Oppure smetti? Lì pure che cosa vi potrei dire? Potrei dire che smetto, cioè non, sinceramente dirlo così su due piedi è anche difficile, però potrei smettere, perché sarebbe doloroso, ecco, una situazione del genere. Mi auguro che non succederà. Voi ora lo so, scriverete: Lion, tranquillo, io ci sarò sempre. Non lo potete sapere neanche voi, perché ci sono tante persone. Poi io leggo anche nei commenti, non sempre rispondo, ma leggo sempre tantissimi commenti. E mi è capitato di leggere anche persone che dicono: Lion, ti seguivo tanto, ora sono cresciuto, ho cresciuta. E poi io, ma ognuno può fare quello che vuole, eh? Però io questa cosa del cresciuto, cresciuta, posso capire, ho cambiato magari gusti, non seguo più il gaming, questo lo posso anche capire, non mi piacciono più i videogiochi, o uno può cambiare drasticamente interessi, ci può stare. Però sono cresciuto, nel mio caso sinceramente non lo capisco, perché mi sforzo proprio per essere per tutti, davvero per tutti, no? Perché nei miei video posso, cerco sempre di dare qualcosa sia al bambino che magari ride per una determinata cosa, sia a quello più grande perché apprezza una battuta al 100%, piuttosto che a quello che ha dei gusti. Cerco di dare un po' a tutti. Però comunque per dirvi che effettivamente anche voi che dite: ah, ci sarò sempre, Lion, io first fan in the world for you, magari un domani no. Però non è che ve ne faccio una colpa, eh? Cioè, si può succedere. Quindi, per rispondere in breve, io spero di continuare a fare video per il tempo più lungo possibile che mi verrà regalato, sia dal mondo, dal destino, no? Perché poi non puoi mai sapere che cosa succederà, e da voi, e da me stesso, dalla mia testa, no? Per quanto riuscirò a continuare a fare dei bei video, o almeno video che io reputo belli e che voi reputate belli. Poi siamo un po' nelle mani del destino. Sicuramente voglio approfittare di questo video, perché spesso si tende a guardare alla fine delle cose, no? Anche io, tutti lo facciamo, guardiamo alla fine, no? Dire: ah, quando finisce quella cosa? Anche se ci piace, pensiamo che finirà. Però bisogna anche guardare al percorso. Quindi io vorrei che queste parole mie vi rimanessero nella testa quando vi dico che vi ringrazio per tutti i video che abbiamo fatto insieme, perché ci siete stati anche voi, perché altrimenti nessuno li avrebbe guardati, non sarebbero esistiti, no? Quindi grazie per questo, grazie per le risate che ci siamo fatti noi insieme a voi e registrando i video per voi, e grazie per tutti gli apprezzamenti che voi avete dato ai video che io ho fatto per voi. Quindi è un grazie sentito che spero apprezzerete, perché significa che è un dare avere, no? Io ci sono per dare a voi quella risata, ma anche voi ci siete per dare a me quell'orgoglio e quella soddisfazione di dire: questo video è piaciuto a queste persone. Guarda nei commenti come dicono che gli è piaciuto. Guarda come ripostano su Instagram e anche su TikTok a volte le clip. E a me piace tantissimo quando lo fate. Quelle clip, quei 2-3 secondi, oppure le immagini dove c'è la didascalia e dice la frase che noi abbiamo detto. Mi piace. Quindi grazie per tutte queste cose. Grazie anche quando lo dite a un amico: ehi, hai visto il video di Lion che ha detto quella cosa? Guarda, ti faccio vedere. Tutte queste cose sono meravigliose, quindi grazie. Ok? E quindi spero di rimanere con voi il più a lungo possibile, per il tempo più lungo che ci verrà donato, ok? E per oggi direi che ci dobbiamo fermare. Vi ricordo il libro dei mostri. Ci tengo molto, perché è la prima volta che lo scrivo completamente da solo. Il diario della fine del mondo lo aveva scritto Anna con il mio aiuto, con la mia storia, però era stata lei la penna. Questa volta invece la ionico al 100%. Per oggi ci salutiamo. Suggeritemi altre domande, altre cose di cui parlare qua sotto nei commenti. Mi raccomando, sbizzarritevi, qualsiasi cosa vi venga in mente. E per oggi ci salutiamo. Lion
Ciao!